La Fondazione Trame e l'Associazione Antiracket vi danno il benvenuto a Trame, il festival dei libri sulle mafie. Ma i più padrini è il titolo del prossimo incontro. Arcangelo Badolati, Giuseppe Lombardo ne parlano con Paola Militano del Corriere della Calabria. Sarà presentato il libro di Arcangelo Badolati dal titolo Figli traditori, i rampolli dei boss in fuga dall'Andrangheta, edito da Pellegrini Editore, in vendita presso il bookshop sito in piazzetta San Domenico e nei corner qui di fianco al palco. Quest'anno il festival ha aderito alla campagna Posto Occupato, promosso da Soro Optimis Lamezia, dedicata a tutte le donne vittime di violenza, riservando questo posto che vedete sul palco a loro. Potrete partecipare al racconto collettivo del festival sui nostri canali social utilizzando l'hashtag Trame13. Ancora grazie e buon proseguimento. Prima di concludere volevo ricordarvi che dopo la partita che verrà proiettata qui in piazza, il Trame proseguirà con un bellissimo spettacolo di Angela Jantosca. Grazie. Buonasera, buonasera e grazie. L'Andrangheta non è solo un cancro, è una ragionata, organizzata alternativa criminale allo Stato. Si è fatta un nome, ha una sua reputazione nel mondo, è capace di cambiare, è passata da un'era di violenza sanguinaria ad un'epoca di potere economico, di affari, di potere economico. Il tutto mentre un'ondata di indifferenza e di assuefazione, Arcangelo, rischia di sovvertire qualsiasi politica di prevenzione e di contrasto. Ecco perché non si può tacere, ecco perché bisogna parlarne, perché a proposito di libri non è un capitolo chiuso, anzi, e noi lo faremo qui stasera in questa coraggiosa rassegna di Trame voluta da Nuccio Iovene, diretta da Tizian, insieme con Arcangelo Badolati che con decine di pubblicazioni all'attivo, dico decine, e col suo lavoro naturalmente, la condanna pubblicamente e poi con il procuratore aggiunto della DDA di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, che ha scoperchiato quel sistema criminale, quel grumo di potere segreto, invisibile che soffocava la Calabria. Dico ad entrambi grazie, sono felice di essere qui, ma non sento l'applauso però. Arcangelo, dobbiamo essere celeri perché poi passeremo il testimone a Diego Bianchi. Allora, l'Andrangheta in passato ha dimostrato una certa abilità, Arcangelo, a contenere il fenomeno del pentitismo, ma alla fine chi ha rotto il silenzio, il muro dell'omertà, chi ha tradito sono i figli, nonostante il vincolo di sangue, le regole d'onore, l'infamità. Come hai scelto di raccontare tu, forse non a caso, in questo libro, Figli traditori, i rampolli del boss in fuga dall'Andrangheta, che consiglio a tutti di comprare e leggere, perché è straordinario. Arcangelo, non è un caso. Grazie, intanto grazie a Giuseppe Lombardo per essere venuto qui, è reduce da trasferta a San Luca, fa un lavoro pazzesco, quindi sono contentissimo che sia con noi stasera e lo ringrazio. Grazie Paola, come sempre, per l'amicizia e per essere qui con noi. Grazie a voi in questo pomeriggio caldissimo. Avrei avuto la voglia di stare con noi. È cambiato, sta cambiando molto, diciamo. L'Andrangheta è una mafia basata sul vincolo familistico, il patto di sangue. Quindi quando il figlio, il delfino
designato di un boss, decide di collaborare con la giustizia, crolla questo nucleo fondante e centrale, no? Dell'organizzazione criminale più potente e famosa, un'organizzazione criminale che rispetto alle altre, come provano numerose inchieste condotte dal procuratore proprio Lombardo, rispetto alle altre si muoveva tatticamente e silenziosamente per raccordarsi con il potere a tutti i livelli, quindi una mafia pericolosissima, strisciante, silente, non è una mafia aggressiva, non lo è stata per lungo tempo, come invece è Cosa Nostra. I figli, vi faccio degli esempi, chi avrebbe mai immaginato che Emanuele Mancuso, figlio di Pantaleone Mancuso l'ingegnere, boss appartenente ad una famiglia che è considerata nel patriziato dell'Andrangheta calabrese, decidesse di collaborare con la giustizia? Chi avrebbe mai immaginato in questa città che Giuseppe Giampà, figlio di Francesco Giampà, detto il professore, responsabile di tante storie che hanno insanguinato questo luogo, decidesse a un certo punto di collaborare con la giustizia? Chi avrebbe mai immaginato che Francesco Farao, figlio di Giuseppe Farao, capo storico del locale di 'Ndrangheta di Giron Marina, facesse una scelta di questo tipo? Chi avrebbe mai immaginato che la stessa scelta poi avrebbe fatto per esempio Dante Mannolo, figlio di Alfonso Mannolo, un personaggio del crotonese, insomma, celeberrimo? Sono tanti, non è più un caso isolato, sono tanti, e significa che sta cambiando qualche cosa, quindi significa che non sono disposti ad accettare la carcerazione, che un tempo era motivo d'onore, almeno nella parte, diciamo, centro-settentrionale della regione, perché il fenomeno è praticamente in questa fase non diffuso nell'area del Reggino, intendo quello del pentimento dei figli di grandi boss. Chi avrebbe mai immaginato, e chiudo, che Domenico Agresta, figlio di Agresta, nipote di Domenico Agresta, fondatore dell'Andrangheta in Piemonte, nipote dei Marando, di Pasqualino Marando, che è il maestro, per capirci, di Bebe Pannunzi, del più grande broker mai esistito, diciamo, nel mondo dell'Andrangheta, che è a sua volta poi cugino dei Papalia, dei Barbaro, che dominano Milano. Ecco, chi avrebbe mai immaginato che questa persona un giorno avrebbe deciso, era proprio un delfino, aveva il nome del nonno, aveva fatto il suo omicidio, c'era uno che si era strutturato per fare il boss. Nessuno avrebbe mai pensato che Domenico Agresta, io l'ho intervistato a lungo, quindi so quello che vi dico, poi ne parliamo, ecco, nessuno avrebbe mai immaginato che Agresta potesse fare una scelta di questo tipo. Quindi mi sono posto il problema di raccontare, seppur succintamente, in un libro che non è lunghissimo, ma serviva solo a individuare il fenomeno, a raccontarlo in maniera sintetica, ma a raccontarlo, ecco, ho pensato che qualche cosa, in effetti, in una parte dell'Andrangheta certamente sta cambiando. C'erano due precedenti, uno era Pino Scriva, ma erano altri tempi e c'erano altre ragioni riguardo al suo pentimento, parliamo del 1983. E poi c'è una 10 anni dopo Antonio Zagari, che era figlio di un rosarnese di San Ferdinando, precisamente, che si era trasferito e faceva il capo della mafia, diciamo, nella del zona Varesotto. Nel Varesotto, ecco, Antonio Zagari prima di questi, ma i loro pentimenti, ecco, sono contenuti, sono due. Qui abbiamo una sequenza di pentimenti di figli di grandissimi boss, quindi compreso Giampà, che mi pare un personaggio davvero potentissimo. Pensate che quando si sparge la voce che in carcere a Siano, che Francesco, che Giuseppe Giampà si è pentito, i detenuti che frequentavano le classi scolastiche nel carcere non compaiono per 3 giorni in aula, e quindi gli insegnanti che erano lì e si domandano ma che sta succedendo, nessuno offriva una risposta. Una di questi insegnanti incontra poi il quarto giorno uno di questi detenuti che frequentavano le scuole, dice ma perché non siete venuti, nessuno, cosa è successo? E questo le risponde sì, ma al lutto, cioè siamo al lutto perché il figlio di Giampà, capo storico, detto il professore, lo stesso soprannome di Raffaele Cutolo, si era pentito. Procuratore, sono proprio i pentiti a spiegare l'alleanza criminale dell'Andrangheta con i corleonesi alla vigilia della stagione delle stragi. Quanto sono ancora importanti ai fini giudiziari nelle sue indagini, e in quanti si pentono, lo diceva Arcangelo, quando scattano le manette ai polsi per evitare il carcere duro, una condanna all'isolamento, nella speranza che a qualcuno non venga mai in mente di mettere in discussione il 41 bis, procuratore? Difficile
dare una risposta sintetica a una domanda di questo tipo, perché la nostra esperienza è un'esperienza che è fatta di passaggi complessi, di rapporti anche, no? che si creano tra il magistrato che fa un certo tipo di lavoro e colui il quale si trova ad essere indagato in relazione a gravi reati, colpito da provvedimenti cautelari e poi spesso da sentenze definitive. Non si può immaginare la ricostruzione di un fenomeno criminale come l'Ndrangheta senza ascoltare la voce di chi ha vissuto in profondità determinate dinamiche, di chi ha frequentato quelle che sono le componenti apicali di quel mondo, di chi, voglio dire, ha generato una profonda distorsione rispetto a quella che normalmente è la vita che si conduce in realtà difficili come quelle calabresi, nel momento in cui all'interno di quelle realtà, come lei diceva bene nella primissima parte del suo intervento, allo Stato si sostituisce l'antistato. Non è semplicemente un modo evoluto di delinquere, è un modo di vivere all'interno di circuiti criminali che ovviamente dall'esterno noi facciamo fatica a ricostruire. E allora quando si racconta che è arrivato forse il momento di sfruttare fino in fondo anche le capacità investigative da riferire alle nuove tecnologie o alla capacità di ascoltare, no? Attraverso imponenti attività di intercettazione, i discorsi che si fanno all'interno di determinati circuiti, si dimentica che la voce dal di dentro è qualcosa di ben diverso. Ho sempre cercato di comprendere come si avviano percorsi di collaborazione più o meno importanti. E ho sempre cercato di farlo cercando di dismettere per un attimo quelli che sono i tecnicismi tipici della mia attività quotidiana per andare a comprendere che cosa c'è, di ulteriore rispetto alla faccia che noi vediamo del soggetto di 'Ndrangheta, piccolo o grande che sia. E devo dirle la verità che per comprendere oggi la 'Ndrangheta non bisogna più osservarla dalla Calabria, perché la 'Ndrangheta è diventata molto altro, perché ho avuto modo di verificare direttamente negli ultimi anni che sono molto più capaci di parlare di 'Ndrangheta soggetti non calabresi rispetto a coloro i quali invece la 'Ndrangheta l'hanno vissuta dal di dentro per molti anni. E questo, se ci pensa, è quasi fisiologico. Basta pensare, alla nostra vita, ai nostri affetti, al circuito, no, che ci circonda da più tempo, e chiedersi: sono in grado di raccontare io, a chi mi ascolta, qualcosa di comprensibile rispetto alle dinamiche familiari che ho vissuto? Sono in grado di raccontare, fino in fondo, con occhi diversi, con occhi distaccati, un determinato fenomeno nel momento in cui sono stato parte di quel fenomeno? Ecco, noi abbiamo avuto modo di sperimentare che le più importanti ricostruzioni degli ultimi anni sulla 'Ndrangheta provengono da contributi di soggetti che con la 'Ndrangheta hanno avuto rapporti e hanno avuto quindi la capacità di comprendere come la 'Ndrangheta è strutturata, come la 'Ndrangheta funziona, quali sono i circuiti decisionali che la caratterizzano, quali sono i programmi criminali, e quindi tutta una serie di aspetti che il collaboratore di giustizia calabrese spesso e volentieri dà per scontati. E questo ovviamente nel nostro lavoro quotidiano non può avvenire, perché noi non possiamo dare per scontato assolutamente nulla. Lei faceva riferimento alla stagione delle stragi, di cui ovviamente io posso parlare fino a un certo punto, però sono in grado sicuramente di dirle che
avendo ascoltato centinaia di collaboratori di giustizia che avevano un passato criminale importante all'interno di Cosa Nostra, della Camorra o della Sacra Corona Unita o magari di altri circuiti criminali molto vicini alle mafie storiche, ho compreso che oggi, voglio dire, noi siamo chiamati a fare uno sforzo diverso e ulteriore. Parliamo di 'ndrangheta in Calabria, ma osserviamola con occhi diversi. Attenzione, della 'ndrangheta che ci è stata raccontata finora è rimasto ben poco. Oggi parliamo di una struttura criminale enorme che opera quotidianamente soprattutto allo scopo di movimentare capitali ingentissimi e quindi diventato, voglio dire, un sistema che non è più legato alle logiche predatorie di un tempo, che non è più orientato a mettere in atto piccole o grandi azioni di violenza, ma che è perfettamente consapevole della sua forza nel momento in cui anche sulle nostre vite sgancia continuamente bombe finanziarie. Io questo l'ho detto e lo ribadisco, l'evoluzione che l''ndrangheta ha avuto negli ultimi anni la rende ancora più temibile e pericolosa, anche se, come diceva Arcangelo, si ha la sensazione che sia diventato un modo di delinquere silenzioso e quindi non troppo preoccupante. Attenzione, è esattamente il contrario. Pronto? Sì, adesso sì. Procuratore, infatti, non posso non chiederlo adesso, lei l'ha definita qualche tempo fa in una intervista come il principale player mondiale del narcotraffico. Ma da sé che le rotte non sono quelle via mare, ma sono quelle del dark web. Allora le chiedo, evidentemente c'è bisogno di sistemi evoluti, magari anche dell'impiego dell'intelligenza artificiale. Ecco, noi come siamo messi, procuratore? Beh, qui dobbiamo distinguere l'azione di contrasto specifica che noi siamo chiamati a fare sul fenomeno 'ndrangheta, diciamo, dalla nostra capacità di utilizzare le nuove tecnologie anche in relazione, diciamo, a fenomeni criminali diciamo meno preoccupanti. Siamo sempre stati, voglio dire, molto avanti, non solo nel comprendere i fenomeni criminali evoluti e quindi nel comprendere quali sono le dinamiche mafiose più importanti nei nostri territori, e abbiamo sicuramente esportato per anni dei modelli investigativi che sono diventati la base di confronto per tante autorità giudiziarie all'estero e ovviamente per la polizia giudiziaria anche estera, che è chiamata a occuparsi di organizzazioni criminali molto ampie e strutturate. Probabilmente a un certo punto abbiamo pensato che fosse possibile prescindere da investimenti pesanti, seri, in qualche modo legati alla capacità di sfruttare a livello investigativo le nuove tecnologie e quindi anche l'intelligenza artificiale. E questo ha creato, a mio modo di vedere, un ritardo di risposta su questo versante che si sta cercando di recuperare nell'ultimo periodo. Oggi non si può più pensare di fare un'indagine su sistemi criminali evoluti, e l''ndrangheta è una componente che va inserita all'interno, ecco, di una lettura più ampia rispetto al singolo fenomeno, insieme a organizzazioni che hanno origine diversa ma che vivono delle stesse logiche. Oggi pensare ad esempio che l''ndrangheta possa gestire il narcotraffico internazionale prescindendo da relazioni con altre componenti criminali è assolutamente non aderente ai dati che tutte le indagini ci stanno restituendo nell'ultimo periodo. Perché ho detto che è il player principale? Perché sicuramente oggi all'interno di quel sistema l''ndrangheta è un interlocutore indispensabile. Come si è arrivati a tutto questo, purtroppo, ce lo dobbiamo chiedere facendo anche parecchia autocritica. Perché è inutile dire, voglio dire,
che i segnali, quelli che noi chiamiamo gli indicatori di mafiosità rispetto al pericolo 'ndrangheta, erano ben presenti in Italia già negli anni 60 del secolo scorso. Sono diventati ancor più evidenti negli anni 70, nel momento in cui la 'ndrangheta soprattutto ha capito che non poteva più rimanere relegata, mi passi questo termine, a circuiti economico-finanziari tipicamente riferibili alla nostra regione, e ha cominciato a espandere, diciamo, quello che era il suo ambito operativo a quella che era la regione più ricca in quel momento d'Italia, che probabilmente, voglio dire, è sempre così, voglio dire, verrà catalogata, che era la Lombardia e poi il Piemonte e poi tutta una serie di ulteriori interlocuzioni che l'hanno portata all'estero. Oggi ancora, ecco, mi preoccupa il fatto che ci si possa stupire che la 'ndrangheta è radicata in Germania o in Nord America o abbia rapporti stabili con i grandi produttori di cocaina in America Latina. Beh, se lo stato della conoscenza è ancora questo, indipendentemente dalla nostra capacità di utilizzare strumenti investigativi evoluti, manca un deficit di conoscenza iniziale che ci tiene ancora ben distanti dal risultato finale a cui tutti speriamo un giorno di arrivare, cioè comprendere fino in fondo che cos'è la 'ndrangheta oggi a livello planetario e quali sono gli strumenti migliori per sconfiggerla definitivamente. Certo, e questo ci tengo a dirlo perché è direttamente legato al lavoro interessantissimo che ha fatto Arcangelo. Ci siamo resi conto tra fine 2007 e inizio 2008 che qualcosa all'interno delle grandi famiglie di 'ndrangheta stava cambiando. E ricordo perfettamente quella stagione perché la Procura di Reggio Calabria è stata diretta protagonista di importanti indagini in quegli anni che erano finalizzate soprattutto alla cattura dei grandi latitanti. Oggi deve sapere, questo a mio modo di vedere viene sottolineato poco, che a Reggio Calabria non ci sono più grandi latitanti, perché indipendentemente dalle indagini attuali noi siamo riusciti in circa 15 anni a catturare tutti i grandi latitanti della 'ndrangheta reggina. Bene, quando lavoravamo su quel fronte, quindi cercavamo di ricostruire la rete relazionale che proteggeva il grande capomafia latitante da molti anni, ovviamente ascoltavamo i discorsi che i familiari o comunque coloro i quali erano, diciamo, parte della cintura di protezione di quel soggetto facevano. E il dato più sconvolgente, che poi ci porta, voglio dire, anche al protocollo Liberi di Scegliere che Arcangelo richiama nel suo libro, è stato ascoltare la voce dei figli, ascoltare la voce delle madri che, private, no, della figura genitoriale maschile, in qualche modo erano tenute a mantenere alto il nome della famiglia, educando i ragazzi all'osservanza di tutta una serie di regole deviate tipiche dell'agire mafioso. Bene, nei primi mesi del 2008, su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, alla Procura per i minorenni della stessa città e quindi al Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, si arriva al primo provvedimento di sospensione della potestà genitoriale nei confronti di una mamma che era diventata veicolo di valori distorti tipicamente mafiosi verso i figli minori, minorenni. Beh, lì abbiamo capito che effettivamente, mi ricordo perfettamente le parole dell'allora procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Salvo Boemi, al quale parlammo della nostra idea finalizzata a valorizzare, no, quelle che erano risultanze investigative che per la prima volta si utilizzavano per tutelare i ragazzi che crescevano nelle famiglie di 'ndrangheta. Beh, Salvo Boemi, ricordo, guardò me e il collega che gli parlavamo di questo progetto che poi è stato attuato e che per fortuna dopo qualche anno è diventato un protocollo stabile di salvaguardia dei ragazzi che crescono all'interno di quei circuiti familiari, ci disse: guarda che hanno messo
guardate che hanno messo in conto ergastoli e confische, ma non hanno messo in conto di perdere i figli. Questa volta ci ammazzano davvero. Procuratore, sono tanti gli spunti della sua risposta, però Arcangelo, ti chiedono, basterebbero 5 minuti di buonsenso, ma poi vorrò sentire anche il procuratore, per capire che l'andrangheta è un'emergenza nazionale e mondiale. Ma non è una priorità dell'Italia e dell'Europa? Nell'ultima campagna elettorale alle europee non si è parlato di mafia, di 'ndrangheta, di fentanyl, e le cose non sono slegate, anzi. Sì, hai ragione, questo è un dato inoppugnabile, è calata la tensione rispetto, più tempo passa dalla stagione delle stragi, peraltro ricostruita per il versante calabrese, non può parlarne perché il processo non è finito con sentenza definitiva ancora, ma procuratore ci ha aiutato a capire come pure l'andrangheta sia entrata in quel processo, quindi lontane quelle stragi, la tensione verso le formazioni criminali, non solo l'andrangheta, è venuta via via scemando, per cui nelle campagne elettorali non si parla proprio di 'ndrangheta, non se ne è parlata. Diceva il procuratore Lombardo, faceva riferimento alle mamme, intanto un mea culpa perché non ho studiato abbastanza per raccontare questa cosa che ha raccontato stasera il procuratore Lombardo, cioè come inizia il processo che si arriva poi, che ci consente di arrivare a liberi di scegliere, ma il dato che mi piace sottolineare, perché è un dato storico questo, il ruolo delle donne nelle famiglie criminali, cioè un ruolo preciso, essenziale. D'altronde l'andrangheta è femmina, è mamma andrangheta, la legge che regola i rapporti all'interno è l'omertà al femminile, il riconoscimento di un grado all'interno dell'andrangheta è una dote al femminile, la protettrice storica è la Madonna di Polsi, è una visione pagana ma è così, vedete, è tutto coniugato al femminile perché sono le donne con i loro silenzi, con la loro azione diseducativa, sono le donne ad indicare ai ragazzini mentre il padre è in carcere che quello è l'esempio da emulare, sono le donne a istigare nei ragazzini purtroppo il germe della vendetta, bisogna uccidere, tuo padre mangia a terra e noi siamo qua, basta una parola, basta un sospiro, basta mettersi con la camicetta nera e la fotografia nel medaglione del padre ucciso, del nonno ucciso, per spingere un ragazzino. Le mamme sono centrali, l'andrangheta è femmina, è un ruolo centrale quello delle donne, quando non hanno ruoli effettivi di comando hanno ruoli di comando interno, cioè formano e aiutano le ragazze a diventare spose bambine, educano queste donne perché possano essere delle buone mogli di mafiosi, quindi le abitano al silenzio, ad essere sottomesse, e vengono educate per insegnare ai figli queste cose, quindi è un dato devastante questo, per cui il richiamo alle donne a quel processo, quando Salvo Boemi, che era un magistrato di grandissima esperienza, abbiamo fatto bene a ricordarlo stasera, dice a Giuseppe Lombardo, stavolta ci ammazzano per davvero. Questo è vero, perché quando si fa il primo provvedimento, il procuratore lo ricorderà, e c'è un'insurrezione pure dei presunti garantisti, io li definisco così, perché scatena una polemica perché i ragazzi vengono sottratti alle famiglie naturali, dimenticando che le famiglie naturali sono quelle che tendono a far diventare quei ragazzi dei futuri carcerati, certamente dei futuri narcotrafficanti, certamente dei futuri assassini o certamente dei futuri morti, perché poi la cosa è così grave, ecco perché è femmina l'andrangheta, perché se voi guardate alla natura, che fa la mamma di un cucciolo? Guardate gli animali, fa di tutto, anche un'orsa con l'orsetto, fa di tutto per proteggere il cucciolo. Che cosa accade nelle famiglie normali? Qual è il desiderio di ciascuno di voi per chi ha figli? Che vostro figlio possa svolgere una bella professione, avere una vita felice. Nell'andrangheta questo sentimento enorme, spaventoso d'amore che esiste tra una mamma e un figlio viene stravolto, quindi pensate a quanta negatività ha in sé la subcultura criminale calabrese, perché le mamme educano i figli ad essere dei vendicatori, dei narcotrafficanti, degli estorsori, educano i figli ad uccidere sapendo che li consegnano ad una vita che è una non vita, cioè sono destinati ad andare in carcere, ad essere ammazzati. Come può una mamma ragionare al contrario? Cioè
distorce, stravolge un istinto, perché non è solo amore, è proprio istintuale il rapporto che esiste tra una mamma e un figlio. Ecco perché vi dico che è femmina l'andrangheta, perché grande responsabilità hanno le donne nell'andrangheta. Donne che non hanno il diritto, poi, attenzione, di scegliere un amore, donne che sono educate dalle mamme a ricevere lo sposo che viene loro consegnato. C'è Domenico Agresta in questo libro, vi dico, patriziato dell'andrangheta, originaria di Platì, questa famiglia, una famiglia che poi si radica in Piemonte, un'altra parte di questa famiglia, di Barbaro e Papalia, si radicano in Lombardia. Ecco, Domenico Agresta viene mandato, ci sono dei pretendenti per, è una cosa da ridere, ma vi fa capire tutto, lo voglio raccontare perché e chiudo. La sorella di Domenico Agresta deve fidanzarsi e ci sono quattro pretendenti. Allora Domenico Agresta, che è il fratello maschio, è il maschio della famiglia, viene mandato a Platì, perché devono essere di Platì. Viene a Platì e che cosa fa? L'esame dei pretendenti. Sono belli, come si comportano, cosa dicono, come si devono comportare. Poi torna a Torino e fa rapporto al padre, indicando tra i quattro almeno due che potrebbero essere, come dire, accolti nella famiglia. Ecco, guardate questa 'ndrangheta femmina, che ha grande responsabilità, come poi comunque riduce il ruolo di una donna. Cioè, la donna non può amare, non può sognare. Immaginate una ragazzina di 16 anni che non può sognare di innamorarsi del ragazzo che vuole, perché lei è impedito, perché il matrimonio futuro deve rientrare in una logica di alleanze, di cooptazioni che servono all'interno della cosca. Ecco, questo è un dato comico, come ancora le donne, un altro fatto comico e chiudo per davvero. Antonio Zagari, che fa una vita pazzesca, narcotrafficante, spara, uccide, cioè a un certo punto, siccome si fa di cocaina, frequenta intrenose, eccetera, vuole lasciare la moglie. Entra in casa del padre, Giacomo, in cucina, il padre sta mangiando lentamente il brodo, è tutto raccontato questo. Sta andando il brodo, lui dice: papà, ti devo parlare. Dimmi. E lui dice: le cose non vanno bene, io mi sono seccato, ho bisogno di libertà, voglio divorziare da mia moglie. Il padre abbassa il cucchiaio sul piatto, si alza, scende nel sottoscala e risale con un fucile. E gli dice: cornuto, in te famiglie non ti volevo. Se divorziare, è divorziare con chiesto, cioè deve ammazzarla, capite? Quindi guardate com'è paradossale, antitetico, contraddittorio questo ruolo della donna. Spero di aver risposto. No, sì, oltretutto rimango sul tema, però poi parliamo anche dei maschi. Procuratore, sì, è vero, forse nell'andrangheta la famiglia diventa inviolabile proprio perché le donne sono, curano, sostengono le azioni criminali dei mariti, dei figli. Però ci sono donne che non sono solo custodi delle regole delle 'ndrine. Se penso alla Spanò con il ruolo apicale nella cosca del Bellocco di San Ferdinando, penso, mi viene in mente mentre parlavi, pensavo a Maria Strangio, ad una donna che scatena una faida sanguinaria a San Luca, la cui uccisione scatena una faida sanguinaria a San Luca e culmina in una strage a Duisburg. E poi c'è un caso emblematico, mentre ti ascoltavo pensavo a Anna Lazzaro, condannata per l'omicidio, procuratore, della figlia Maria Concetta Cacciola, a proposito di quello che dicevi, morta perché ha ingerito dell'acido dopo essere stata costretta ad abbandonare la località protetta e a ritrattare soprattutto. Quindi le donne non solo custodi delle regole delle 'ndrine. È tutto frutto di quel percorso di cui parlavamo prima. È frutto di uno sforzo che non potevamo non fare, nella misura in cui, e questo purtroppo dobbiamo constatarlo ancora oggi, ma dobbiamo anche riconoscere il merito dei risultati che sono stati raggiunti.
Perché mi creda, c'è un dato diciamo sul quale non possiamo non soffermarci un attimo. L'Ndrangheta si evolve e si adatta anche e soprattutto perché cambia il modo di contrastarla. Oggi non è un caso immaginare, diciamo, ad una struttura criminale così vasta, così estesa, così capace, voglio dire, di esportare un modello criminale che è diventato il punto di riferimento non soltanto a livello europeo, del modo migliore, purtroppo, quindi anche la Calabria ha dei primati, di immaginare oggi un'organizzazione di tipo mafioso. È un sistema che funziona. È un sistema però che ha delle criticità nel momento in cui si è in grado di portare avanti progetti investigativi che non siano estemporanei e che tengano nella in debita considerazione una profonda conoscenza del circuito, voglio dire, criminale da ricostruire in sede giudiziaria. Questo per dirle che quando si arriva a quegli esempi che lei citava prima, e ovviamente ce ne sono anche altri, tanti altri. Sì, di donne straordinariamente capaci di rompere gli equilibri familiari e quindi di dar vita ad effetti demolitori che per la struttura criminale sono devastanti, lo si fa perché si è dimostrati nell'azione di si è stato in grado di dimostrare nell'azione di contrasto un'autorevolezza indispensabile per far comprendere che è solo una questione di tempo raggiungere il risultato finale della completa destrutturazione dell'organizzazione. E quindi con quel messaggio che richiamavo io prima, tra la fine del 2007 e del 2008, molte donne di 'Ndrangheta che cosa hanno capito? Hanno capito che il fronte di contrasto era cambiato e che non si andava soltanto a eseguire semplicemente la tradizionale operazione di polizia giudiziaria, che poi diventava un processo più o meno importante, che fisiologicamente con percentuali variabili significava un certo numero di condanne definitive, ma che la magistratura aveva cambiato anche gli occhi che servono per osservare il fenomeno e aveva anticipato un intervento che probabilmente era ritenuto particolarmente difficile da attuare. Io le dico sinceramente che noi tra il 2007 e il 2008, e quindi io sto parlando di 17 anni fa, abbiamo utilizzato un istituto che non era stato inserito nel nostro sistema normativo qualche giorno prima. Noi abbiamo utilizzato un istituto del 1942, che ovviamente, e lo sapete tutti, e lo sappiamo tutti molto bene, tutela la famiglia quale nucleo fondamentale di crescita dell'individuo, quale veicolo educativo principale, ancor prima dei veicoli educativi di cui si fa carico lo Stato attraverso la formazione scolastica o altre particolari situazioni in cui i ragazzi sono chiamati a confrontarsi, a crescere. Questo messaggio è stato recepito dalle mamme di 'Ndrangheta, che hanno immediatamente compreso che quel fronte avrebbe generato effetti enormemente peggiori rispetto all'azione investigativa tradizionale. E quindi, come diceva bene prima Arcangelo, hanno immaginato che fosse arrivato il momento di rompere il fronte interno a determinate famiglie e quindi, voglio dire, interloquire con i magistrati per andare a fornire una chiave di lettura che, le ribadisco, è quasi impossibile ottenere attraverso le indagini che normalmente si svolgono su questi fenomeni, perché era la voce dal di dentro. Io le voglio raccontare, voglio dire, un paio di episodi per farle comprendere quanto le donne che hanno rotto gli equilibri mafiosi sono diventate per noi importanti, anche quando non hanno collaborato con la giustizia. Le principali operazioni di polizia giudiziaria degli ultimi anni nel distretto di Reggio Calabria
hanno al loro interno dei contenuti devastanti dal punto di vista, diciamo, dell'ipotesi di quella che era, diciamo, la ricostruzione che noi pubblici ministeri eravamo chiamati a fare, nel momento in cui siamo stati in grado di ascoltare le donne, ma non necessariamente perché queste donne volevano parlare con noi. Questo lo abbiamo fatto quando abbiamo per la prima volta ascoltato, e lei lo diceva bene prima, riferimenti a quella componente superiore, riservata, occulta o invisibile, che è la vera testa pensante dell'organizzazione, composta da soggetti di alta 'ndrangheta che non sembravano 'ndrangheta. Sa chi ce l'ha svelata? Una donna. Una donna che, viaggiando all'interno dell'autovettura insieme al marito, per molti giorni ha messo il marito con le spalle al muro, chiedendo ripetutamente a lui di spiegare che cosa significava nel gergo mafioso che il marito praticava da molti anni il fatto che lui fosse un capo 'ndrangheta importante. E quest'uomo ha provato a resistere per qualche tempo, ma la costanza con cui la moglie lo ha incalzato su queste tematiche a un certo punto lo ha costretto a rivelargli. Perché la donna che cosa sosteneva? Tu dici di essere un grande capo, ma noi poveri eravamo e poverissimi siamo rimasti. Che cosa vuol dire, ecco, la donna che diventa protagonista di determinate dinamiche? Che cosa vuol dire, gli chiedeva, che io sono la moglie di un grande capo? Non ho niente di più rispetto a chi invece ha un rapporto con un uomo che non ha il ruolo di 'ndrangheta che dici di avere tu. Quindi spiegami che cosa significa essere un grande capo, e quindi qual è il vantaggio per me di essere coniuge di una persona che ha il tuo ruolo criminale. Ebbene, a un certo punto, voglio dire, quell'uomo è stato costretto a dire: ma guarda che quello che siamo noi in realtà conta poco, quelli che contano davvero sono a un livello superiore. Ed è lì che introducono per la prima volta il riferimento alla componente invisibile. La stessa cosa è avvenuta su Reggio Calabria. Qui stiamo parlando della zona ionica e quindi di quelle che sono le componenti in cui si riconosce oggi la 'ndrangheta nel mondo, perché non sono soltanto simbolismi vuoti quelli che ruotano attorno al ruolo di San Luca, Platia, Africo o altre realtà territoriali che oggi, voglio dire, sono simbolicamente, voglio dire, i riferimenti che la 'ndrangheta nel mondo spende per accreditare la sua forza. Ma anche su Reggio Calabria è venuta una situazione molto simile, quando, lavorando su queste tematiche, ci siamo imbattuti in una donna che anche lì voleva capire quale sarebbe stato il destino dell'uomo che aveva al fianco nel momento in cui il grande capomafia morto doveva individuare un suo successore, e chiedeva: beh, ora che cosa succede? E quello gli spiegava: guarda che questo non è soltanto un capomafia, io ovviamente cercherò di prendere il suo posto, ma lui è particolarmente potente perché si muove all'interno di un circuito massonico di alto livello, in cui ovviamente ci sono momenti di incontro con la componente criminale. E gli spiegava proprio alla compagna, che faceva domande migliori rispetto a quelle che avrei potuto fare io, e gli spiegava: guarda, non ne possiamo parlare più di tanto, perché devi sapere che loro sanno tutto, i loro siamo noi, loro sanno tutto, sanno dell'America, sanno dell'Australia, sanno, voglio dire, che siamo presenti in quasi tutti i continenti, ma una cosa non la sanno. E che cosa non sapevamo secondo loro? La sapevamo benissimo, voglio dire, come poi dopo poco tempo è stato dimostrato in sede giudiziaria, che il livello che conta è il livello dei soggetti segreti, cioè dei soggetti che 'ndrangheta non sembrano. Anche lì il merito è stato delle donne. Questo per dire, voglio dire, che nel libro di Arcangelo, in cui si parla di figli traditori, quelli non sono figli traditori, e questo è il vero significato del lavoro che ha fatto Arcangelo molto bene. I traditori sono i padri, i traditori sono le madri, che non hanno mai rotto, non hanno mai spezzato il loro legame con le logiche mafiose, e che purtroppo oggi sono diventati un problema enorme, soprattutto per i loro figli. Di chi è il merito? Di nessuno. Siamo chiamati a fare questo, siamo chiamati a farlo costantemente tutti i giorni, siamo chiamati a farlo sempre meglio, con una preghiera finale
che mi consentirete, raccontatelo bene questo mondo, perché solo raccontandolo bene, vuol dire solo trovando le parole giuste, in grado di arrivare a chi una sentenza non la leggerà mai, a chi magari non è in possesso di competenze specifiche per comprendere qual è il vero significato di un processo, bene, questo lo dovete fare voi. Bavaglio permettendo, procuratore. Bavaglio permettendo, ma mi creda, indipendentemente dal bavaglio, il compito di chi racconta oggi, e lo fa bene, come siete in grado di farlo, è più importante di chi fa il mio lavoro, spesso e volentieri tra mille difficoltà. Arcangelo, ritorniamo, poi te la faccio fare una domanda, però adesso ritorniamo un attimo al tuo libro, perché c'è una cosa che mi ha stuzzicato: la legge salica delle Enderine. Senti, è una cosa, una pagina, sono pagine di letteratura, quella applica, quella che riguarda i figli maschi, no? Al momento della nascita, ne descrivi il corredo di simboli e riti. Poco fa parlavi di Antonio Zagari, che è una delle parti più belle, ma anche quello di Pino Scriva. Pino Scriva, oltretutto, qui a Lamezia lo ricordano bene, perché è stato accusato e si è autoaccusato poi si è autoaccusato dell'omicidio del giudice. Sì, non gli hanno nemmeno creduto, insomma, voglio dire, del giudice Perlaino. Questo corredo di simboli e riti, Arcangelo. Allora, intanto, che cosa dice Scriva? Quando si presenta per la prima volta ai magistrati di quell'epoca, siamo nel 1983, c'è il giudice istruttore e c'è il procuratore della Repubblica, vecchio codice. La prima cosa che dice è terrificante: vengo dal regno dei morti, vi racconterò delle cose terribili, perché lui è un omicida, ma ha vissuto nella piana di Gioia Tauro, ha fatto rapimenti, sequestri di persona, ha vissuto anche in questa zona dell'Ametino. Dice lui: io sono entrato ufficialmente nell'Andrangheta a 18 anni, ma mi hanno dato subito la terza, cioè il terzo grado, perché quando sono nato mi hanno già battezzato giovane d'onore, quindi era un predestinato, portava il nome dello zio Pino, che era stato ucciso dal barbiere, come il famoso Albert Anastasia negli Stati Uniti, era figlio di Ciccio Scriva, era un predestinato. Quindi quando nasce un bambino, racconta Scriva nell'83, è già giovane d'onore. Zagari, 10 anni dopo, racconta addirittura la strampalata messa in scena che viene fatta col neonato, cioè viene messo il neonato sul ballatoio, come possiamo dire, diciamo, viene messo questo neonato sul fasciatoio, scusate, lapsus freudiano, sul fasciatoio, e gli viene messo da un lato una chiave, vicino ad una manina, alla sinistra viene messa una chiave che rappresenta gli sbirri, il carcere, e dalla destra un coltello. Naturalmente il coltello il padre lo avvicina di più, in maniera tale che il bambino, muovendosi, tocchi il coltello. Con questo lo rende un predestinato. Quindi pensate quanto è importante il figlio maschio. Poi dice, racconta ancora Zagari: a un certo punto mia madre resta incinta, io ero già nato, mio fratello no, resta incinta ed è una femmina. Cos'è la cosa più importante nella musica? Non sono le note, così come in una grande pièce teatrale, sono le pause. Pausa. Poi mia mamma sta male e abortisce, e mio padre, racconta Zagari, non è per nulla dispiaciuto, anzi dice a mia madre: tanto era una femmina. Quindi pensate un poco, le femmine diventano devastanti, giustamente sottolineava il procuratore Lombardo, diventano devastanti pure in un caso, perché ci sono casi in cui si pentono, e le conosciamo queste storie, soprattutto calabresi, ma c'è un caso che è emblematico e stravolgente: la moglie di un boss importante, di Ciccio Marando, che è di Platima, comanda a Torino, la moglie di Ciccio Marando, Maria Stefanelli, non solo si pente, diventa un testimone di giustizia, ma in aula, dopo che ha avuto una figlia da Marando, dichiara ufficialmente di essere lesbica. Capite bene che
una delle cose più devastanti che siano mai accadute nel mondo secolare dell''ndrangheta. Quindi ancora una donna, guardate questa 'ndrangheta come femmina, è femmina, Giuseppe, nel preparare bimbi e bimbe a diventare moglie o boss, ed è devastante nel disarticolare, destrutturare, distruggere la subcultura pure criminale. Quindi anche nascere femmina, ecco, quando nasce una femmina non le mettono la chiave e il coltello, al maschio sì. E racconta Zagari, ho chiuso, dice: mio padre temeva di fare la fine di suo fratello, che ha fatto cinque femmine, sì, sì, una dietro l'altra, ogni volta che nasceva era un'altra volta femmina, e mio padre aveva, quindi quando la mamma abortisce lui dice pausa, tanto era femmina. Procuratore, però abbiamo pochissimi minuti, ma io non posso farle questa, non farle questa domanda, no? Che sia iniziazione all''ndrangheta piuttosto che alla camorra o Sacra Corona Unita, Cosa Nostra, il significato dei riti della filiazione è identico ovunque. Mi verrebbe quasi da dire anche qui una cosa unica. Vedo che ha studiato però con grande attenzione, voglio dire. Sì, è una cosa unica, ma non perché, voglio dire, lo si è scoperto negli ultimi anni. Intanto cerchiamo di capire, di far comprendere con poche battute che cos'è la cosa unica. Beh, dovete sapere che Paolo Borsellino, pochi giorni prima di morire, stava ascoltando due importanti collaboratori di giustizia. Morto Paolo Borsellino, questi collaboratori di giustizia, in particolare uno dei due collaboratori di giustizia, viene sentito nel dicembre del 92 dalla Commissione parlamentare antimafia. E alle domande dei commissari antimafia risponde in maniera quasi sorpresa, perché a un certo punto gli viene chiesto: guardi, ci faccia comprendere meglio quali sono i rapporti, dice, tra Cosa Nostra e l''ndrangheta, e soprattutto ci spieghi perché lei ha appena detto che a Messina c'è l''ndrangheta e che Messina è terra di 'ndrangheta. Ebbene, questo collaboratore di giustizia risponde e dice: ma forse non sono stato chiaro, noi siamo una cosa unica, se ci sono i calabresi ci sono i siciliani, se ci sono i siciliani ci sono i calabresi. Rimane anche particolarmente sorpreso quando gli chiedono la conferma dell'esistenza della commissione provinciale, di quella regionale, di Cosa Nostra, e lui risponde e dice: se siamo a questo punto siamo perduti, perché dovreste chiedermi che cos'è la commissione nazionale e soprattutto la commissione mondiale di Cosa Nostra, perché siamo a quel livello lì. Ed era il 4 dicembre del 1992. Il tempo ne è passato, voglio dire. Risposte ne sono state date, ancora ne arriveranno. Perché la ritualità è importante? Perché è un errore enorme occuparsi di queste tematiche senza considerare a fondo qual è il peso che all'interno di determinate strutture criminali proprio il simbolismo mafioso continua ad avere. Perché hanno necessità di sentirsi parte integrante di un circuito e hanno necessità di riempire di contenuto quello che è il livello più basso della struttura criminale, il livello cioè che non vive di risultati apprezzabili dal punto di vista economico-finanziario e quindi viene tenuto insieme attraverso una serie di formalismi dai quali non si può prescindere. Qual è l'errore più grande però che noi possiamo commettere oggi? Pensare che l''ndrangheta o Cosa Nostra, la Camorra, la Sacra Corona Unita si fermino a quel livello lì. In realtà quello è il livello di base imprescindibile perché tutto il resto funzioni. Bene, ormai le tracce ce le abbiamo. Abbiamo le tracce della loro operatività transnazionale, abbiamo tracce della loro dimensione internazionale che è molto oltre della dimensione interna. Torno a ripetere l'invito che ho fatto finora perché ancora
leggo e ascolto tantissime imprecisioni quando si parla di 'ndrangheta, cerchiamo di raccontarla per quella che è, evitando un errore grossolano, e cioè di pensare che non ci sia solo perché è diventata silenziosa. Dove c'è il silenzio vuol dire che le grandi organizzazioni criminali hanno raggiunto un assetto definitivo che non le costringe a palesare la loro riserva di violenza. È quello il momento in cui bisogna preoccuparsi. Quindi stateci al fianco e soprattutto vi chiedo di raccontare la 'ndrangheta indipendentemente dagli accadimenti che fanno notizia. Raccontarla ogni giorno è l'unico modo per sconfiggerla. Lo faremo, noi lo facciamo. Allora, il nostro tempo è scaduto. Comprate tutti figli traditori, credetemi, ne vale la pena. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie Arcangelo, grazie procuratore. Grazie.